Io sono Viviana, sono in Refugees Welcome da marzo del 2019, quindi quasi un annetto. Mi chiamo Ala, conosco Refugees Welcome e il gruppo di Bologna dal 2017, più o meno da quando hanno iniziato ad essere operativi. È una ONLUS, un'associazione nata nel 2015. C'è una piattaforma online di Refugees Welcome sulla quale le persone si possono iscrivere, sia che sia una persona che vuole diventare attivista oppure un ragazzo rifugiato appena fuoriuscito dalla struttura di accoglienza e sta cercando un posto dove vivere per un periodo di 6 mesi o poco più. E quello che facciamo noi sostanzialmente nel primo periodo è di intervistare, di incontrare questi ragazzi e cercare di capire anche i loro interessi, il lavoro che fanno, se c'è bisogno di sapere gli orari, di sapere tante piccole cose per capire qual è la famiglia più adeguata. Ciao a tutti, sono Aue, vengo dal Gambia, ho 24 anni. Sei qua in Italia, lavori, studi, cosa fai? Allora, sono qui in Italia da 4 anni e sto lavorando. Sempre stata a Bologna? Sei arrivata a Bologna o...? Sì, sono sempre stata a Bologna. Okay. Com'è stato l'impatto con la città? Bene, sì, a me mi piace. Quando inizia, diciamo così, la vera e propria esperienza di accoglienza, sia la famiglia che il ragazzo in questo caso non vengono mai lasciati soli, c'è sempre una figura che in questo caso è la figura del facilitatore, del mediatore, che si occupa di ogni singola convivenza ed è sempre presente per guidare sia il ragazzo che la famiglia qualora ci fosse qualche dubbio, qualche domanda o dovesse insorgere magari qualche incomprensione di ordine anche culturale. Spesso e volentieri, a volte quando i ragazzi entrano nelle famiglie, vengono accolti, le famiglie sperimentano questa prima tappa di insomma magari esperienza di un riso fatto con un sugo molto piccante e lì si domandano come fanno loro a mangiare così piccante tutti i giorni. Ed effettivamente questa è la parte sempre più divertente, perché ogni volta le famiglie riscontrano queste abitudini alimentari che sono una cosa molto normale, siamo tutti diversi, abbiamo gusti diversi, e dove i ragazzi cucinano tutte le sere questi cibi piccanti, piatti piccanti, e le famiglie insomma sono lì sia per assaggiare e per condividere con loro anche quella che è la cucina italiana prevalentemente, quindi c'è uno scambio anche a questo livello culturale, diciamo così. Quello che impari al corso di cucina te lo fanno fare a casa? Sì, certo. Sono giudici difficili. Sì, sì, perché altro ieri abbiamo mangiato ragù che ho preparato io. Mi hanno detto che è buono, 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 quindi. Un ragazzo aveva bisogno di trovare una famiglia, però al momento non erano disponibili e quindi ho aiutato questo ragazzo a cercare una casa, un appartamento qui a Bologna. E come sappiamo tutti, a Bologna è abbastanza difficile trovare un appartamento, trovare anche una camera singola. Abbiamo trovato una camera singola disponibile, siamo andati a fare, diciamo, a trovare i coinquilini e lui era contentissimo, uscì dalla casa, dall'incontro, lui aveva un entusiasmo a mille, sì sì, la voglio andare a vivere lì. E gli dicevo, modera un po' l'entusiasmo, purtroppo a Bologna è molto difficile, la prima casa che vedi è veramente difficile che sia proprio quella giusta e che ti prenda, cioè che alla fine sia la casa in cui andrai a vivere. Lo prendono, cioè la casa, poi l'affitto va a buon fine, quindi lui trova questa camera, adesso in affitto e vive lì, si trova benissimo con i coinquilini e quando l'ho visto infatti gli ho detto sei davvero il ragazzo più fortunato del mondo. Cosa hai pensato la prima sera che hai dormito comunque con la tua nuova famiglia? Quali erano i tuoi pensieri? Allora, non lo so, ma noi africani, sai che quando facciamo le scuole in Africa, che abitano nelle campagne, vengono nelle città, quindi devi abitare sempre con altre famiglie. Certo. Quindi siamo abituati con questo, per abitare con altre famiglie, questo non è una cosa, okay. Non è una cosa grave o una cosa un po' difficile per noi. Ah, sì, non è una cosa difficile per noi, perché a me mi sono abituata con la mia propria famiglia quando ero 7 anni, dopo sempre con altre famiglie. Ah, okay. Finché sono arrivata in Italia, quindi non ho i problemi con questa cosa. Le famiglie sono varie, e qualsiasi persona si può iscrivere, anche a noi è capitata una coppia anche di signori anziani
che avevano i figli lontani, abitavano un po' fuori Bologna, avevano voglia di, insomma, di fare questa esperienza perché hanno visto il nostro progetto in TV, ci hanno contattati e da lì è partita la convivenza con un ragazzo giovanissimo che grazie a loro e alla possibilità di avere un posto di appoggio dove stare per un periodo di 4-5 mesi è riuscito poi a costruirsi il suo percorso di autonomia, a trovare un lavoro e di conseguenza anche a trovarsi una casa. Prevalentemente quello che noi riscontriamo nelle persone che ci contattano è molto interesse, apertura e soprattutto questa voglia di essere solidali con gli altri e di permettere a queste persone di veramente avere la possibilità di vivere una vera e propria inclusione nella nostra società. Refugees Welcome è un gruppetto molto bravo, sono bravi, a me mi hanno aiutato tantissimo, davvero. Quindi chi vuole venire puoi venire, perché certo, sono bravi, ti aiutano a fare tante cose.